Grazie professor Ventri. Dunque, la cosa importante, vabbè, ne ha dette tante di cose importanti, però la cosa che a me preme sottolineare è che non è un problema tecnologico, ma è un problema culturale ed è la cosa più importante, credo, no? Anche perché se tutti noi oramai abbiamo capito che ci sono i plug and play, ci sono, no? Ci sono mille modi, ci sono le app, ci sono mille modi per coesistere e far funzionare tutte le varie cose ipertecnologiche senza padroneggiarne, senza conoscere appunto il coding, per esempio, come diceva il professore. Altra cosa invece è non sapere come starci in questo mondo, quindi non avere le basi culturali per poter stare dentro questo mondo. E questo è il problema principale. Persino gli scienziati, persino quelli che hanno inventato le tecnologie, sono i primi ad ammetterlo. Questo è un aspetto, secondo me, fondamentale da sottolineare. Le piattaforme non sono gli algoritmi, ma sono gli algoritmi che fanno funzionare le piattaforme che maggiormente condizionano la nostra vita, anche come giornalisti, sono Google e Facebook, senza alcun dubbio. Qui abbiamo al nostro tavolo Marco Giovannelli e Vittorio Pasteris, che sono due editori digitali, giornalisti digitali, e due esempi di come Google da una parte e Facebook dall'altra hanno condizionato la loro attività. Marco ci racconterà brevemente, se ha voglia, che AdSense gli ha causato un problemino non indifferente al suo giornale che si chiama Varese News, di cui è direttore. Vittorio poi entrerà un pochino più nel merito e ci parlerà degli instant articles e di come il fantomatico algoritmo di Facebook gli ha provocato prima grandi gioie e dopo qualche problemuccio. Io comincerei brevemente da Marco, se vuole. Buongiorno. Allora, sulla questione di AdSense non credo ci sia niente da dire, insomma, ci sono delle policy che chiaramente sono unidirezionali di queste grandi piattaforme, se uno le rispetta va bene, se non le rispetta chiaramente la paghi. Quindi non credo che da questo punto di vista ci siano buoni cattivi, insomma, no? È chiaro che se una realtà, come dire, che ha dei numeri importanti, non rispetta una policy che in quel caso una piattaforma come Google ti corrisponde del denaro a fronte di cose che vanno fatte, se non le fai non c'hai nessuna ragione, insomma. Non è una cosa che si negozia quella, ecco. E quindi non mi sento nemmeno di dire cattivo Google in quel caso lì. È certo che quando questo succede è estremamente complesso. Così come quando alcune cose cambiano di Facebook, anche su un piano strettamente magari personale, magari dentro un cambiamento per alcune ore non riesci ad utilizzare qualcosa, la fai presente, ma i tempi poi sono quelli che sono. Mi sembra invece, rappresentando un mondo che, ridendo e scherzando, comincia a muovere i primi passi 20 anni fa, ma si diffonde sempre di più negli ultimi 10 anni, e mi riferisco soprattutto alle realtà piccole, molto piccole, cioè a tutti quei giornali e tutte quelle situazioni editoriali native digitali presenti sul territorio nazionale a livello prevalentemente locale, perché l'Associazione Nazionale della Stampa Online rappresenta queste realtà. Queste realtà che comunque durante questi anni, malgrado tutta la crisi, hanno continuato a fare un lavoro e continuano a fare un lavoro a livello territoriale spesso molto importante. Ci sono testate più piccoline, di realtà anche geograficamente più piccole, realtà magari più strutturate come possiamo essere noi, che abbiamo compiuto da poco 20 anni, abbiamo 20 giornalisti, 15 assunti contrattualizzati, insomma con una realtà proprio di un'impresa vera e propria, a quelle che ancora oggi hanno 1 o 2 persone che ci lavorano.
Peraltro rispetto a questo Agicom sta facendo un lavoro importante, perché per la prima volta nella storia ha realizzato un osservatorio permanente, per cui avremo i dati tra massimo un mese, i primi dati del primo anno di raccolta, e questo è un elemento importante, perché tenete conto che ancora oggi parliamo di un fenomeno di cui nessuno, ma dico nessuno, conosce i dati, salvo forse chi fa le rilevazioni statistiche, nello specifico in Italia da una parte Shinetast e dall'altra Google Analytics, ovviamente sono gli unici che hanno questi dati qui, ma nessuna delle nostre testate è in AudiWeb e via di questo passo. Quello che mi sembra estremamente affascinante ma molto complesso è questa battaglia che Michele Mezza sta facendo da tempo, e oggi mi ha molto colpito un passaggio che ha fatto però il professor Ventre, che è secondo me uno dei temi fondamentali che va portato ovunque, cioè l'elemento che dentro questo tema così grande il passaggio della formazione è fondamentale, perché in realtà stiamo parlando di qualcosa di cui non solo non c'è la consapevolezza, ma non c'è il percepito, che è ancora peggio, perché se quantomeno uno fosse consapevole che questo è un tema, poi è complesso e magari lo delega, beh, quantomeno deve cominciare ad approcciarsi al problema. In realtà va sicuro, giornale nativo digitale, 20 anni, quindi quelli che lavorano con me, i fondatori sicuramente 20 anni che lo fanno, altri non hanno mai lavorato in altre esperienze, quindi dovrebbero essere in assoluti più sensibili a temi come questi, ma non è vero, ma non è assolutamente vero, perché noi utilizziamo determinati strumenti, ovviamente questi ci facilitano la vita da tutti i punti di vista, in alcuni casi hanno anche permesso una crescita interessante e robusta, e quindi la preoccupazione è come questo può continuare, non è chi determina, perché lo determina, come, ma nemmeno tanto come funziona, al di là del funzionamento spiccio del fatto che mi dà la notizia, riesco a distribuire in parte la notizia, eccetera, eccetera. La fortuna di una testata magari come quella che io rappresento è che ci sono invece delle figure che intorno a questo non solo ci riflettono, partecipano, si informano e poi riportano molto questo dibattito, e quindi cercano ovviamente di seminarla questa attenzione, ma teniamo presente che questa è ancora oggi un elemento lontanissimo da la consapevolezza delle persone. Ma non credo nemmeno che sia un problema dei giornalisti, perché tenete conto, fino a pochi mesi fa Whirlpool Europa aveva la sede, Whirlpool EMEA, nemmeno Europa, perché anche Medio Oriente e Africa, aveva la sede in provincia di Varese, ha ancora lo stabilimento produttivo più importante che ha in Italia in provincia di Varese. Loro 2 anni fa fanno un accordo importante con Google e di fatto tutto il sistema di Whirlpool a livello mondiale, la corporation, è dentro Google. E io non so quanto sia Whirlpool che influenza Google, o quanto Google tragga tutta una serie di vantaggi da questo tipo di relazione. Ma non è soltanto questo, sono tantissimi gli esempi che potremmo fare. Ora, come si può fare questo passaggio? Cioè, come si può uscire da questa situazione dove da una parte noi, tutta la realtà che io rappresento, non appena il mio giornale ma anche gli altri giornali, l'altro centinaio di giornali che sono associati con noi, utilizzano e vivono dentro la condizione digitale, utilizzano le piattaforme più diffuse, ma come si fa a generare una consapevolezza e non solo quel lamento: è cambiato la policy di Facebook, non faccio più click? Perché poi guardate che è davvero questo il tema che viene affrontato e discusso, cioè non è la radice e il funzionamento e quindi una filosofia che c'è dietro. Ecco, questa secondo me è la scommessa più grande, che è anche il motivo che mi affascina nell'ascoltare tutte le volte Michele, per quanto sono temi che ho sentito veramente tante tante volte, perché poi quando diventa un cavallo di battaglia, ma è corretto che tutte le volte venga declinata con nuovi
esempi che magari nell'incontro precedente non c'erano perché non erano avvenuti, però poi alla fine il senso è quello, no? Ma la difficoltà di chi fa il nostro lavoro oggi si scontra con altre questioni e quindi questa non viene proprio percepita, ecco. Io sono molto sincero, in questo faccio una profonda autocritica, non è come dire che fighi siamo noi perché qualcuno di noi l'ha capita o che fighi siamo noi perché abbiamo altri problemi e quindi dobbiamo correre dietro ad altri problemi. Secondo me il tema è un tema importante, come ci siamo resi conto, io ringrazio davvero tantissimo Michele e il professor Ventre perché hanno dato due letture che non sono antitetiche, vanno a complementarsi, ma fanno capire già in una, come dire, a un livello alto quanto però sia complessa in realtà la questione, perché io condivido totalmente la questione di dobbiamo stabilire i codici, no? Cioè dobbiamo conoscere i codici, ok, e dopo? Chiaro che in un sapere condiviso questo non richiederebbe 2 anni e mezzo, che è invece il tempo che probabilmente un solo ricercatore o un team di ricerca avrebbe a disposizione, perché nel momento in cui fosse condiviso dalla rete stessa, secondo me gli anticorpi la rete stessa se li porterebbe. Pensate solo a questo esempio, che è molto affascinante, che viene raccontato dentro uno dei libri più interessanti scritti su YouTube, pubblicato dalla ETAS, molti anni fa, era poco che esisteva YouTube. YouTube quando nasce non nasce come un social, e ancora oggi la maggioranza delle persone non lo usano come un social network, me compreso. Lo usi perché è un sistema dove vai a trovare video, di mille ragioni diverse, di mille questioni diverse. La cosa affascinante della storia di YouTube è che gli smanettoni dell'epoca programmavano dentro YouTube e quindi hanno fatto capire a chi ha sviluppato YouTube che evidentemente c'era un'esigenza. L'esigenza era per esempio quella dei commenti, perché all'inizio YouTube non aveva commenti. E questo è estremamente affascinante, perché sono convinto che nel momento in cui alcuni degli elementi fossero più trasparenti, probabilmente non 1, 2, 3, ma tutta la rete sarebbe capace di dare una risposta di tipo diverso. E chiaramente tutto questo perché circolerebbe di più il sapere, logicamente. Oggi ce lo teniamo com'è e cerchiamo di avere contromisure. Tenete anche presente, questo è un fenomeno su cui io sono sempre molto polemico, in Italia c'è chi le pensa, il professor Ventre appartiene ovviamente a questa sfera che è fondamentale, cioè chiamiamoli intellettuali. Poi ci sono quelli che analizzano e ci sono quelli che fanno. Allora, quelli che fanno molto spesso fanno e non si preoccupano né dell'analisi né di pensarle, le fanno. Molto spesso noi giornalisti siamo dentro lì, almeno quelli che oggi si devono occupare anche di tutta la dimensione, per esempio, social, insomma, no? Il problema è che molto spesso chi le analizza non ha nemmeno coscienza fino in fondo di come si fanno delle cose, per cui esce un articolo e da quell'articolo tutto diventa ridondante, ed è uno dei motivi del perché molto spesso non è una questione di fake news, ma è una questione che l'assistente della Merkel, se lo dice un quotidiano autorevole che è l'assistente della Merkel, gli altri quotidiani mica si vanno a preoccupare se è vero o non è vero, lo ripetono come pappagalli, ma è quello che è sempre successo, solo che oggi ovviamente è più grave perché la potresti andare a controllare questa cosa, non è che richiederebbe un grande impegno, no? Però funziona così, cioè, e funziona molto purtroppo così, insomma, no? Ecco, noi abbiamo questa situazione molto spesso nella nostra professione. Si è creato uno scollamento tra queste situazioni, per cui molto spesso tanta gente analizza e non sa nemmeno e non ha nemmeno i numeri. Io mi riferisco al discorso che facevo prima, l'editoria digitale locale, nessuno sa che numeri ha, nemmeno io, perché pur standoci dentro ho solo una piccola percentuale che potrei presumere che è statisticamente vicina a un campione reale, ma mica sono così sicuro. E né quando vado in giro, infatti è tanto tempo che lo dico questo, mi sono anche stancato di portare la nostra come un'esperienza modello o come un'esperienza a cui tutti si rifanno, perché alla fine, dopo tanti anni, non è più così. La questione non è se siamo bravi o non siamo bravi, la questione è capire quanto è grande il fenomeno nella sua interezza, non se l'apice è interessante o se si può riprodurre, perché quello è un tema parziale, secondo me.
Ecco, io prendo veramente molto a stimolo quello che diceva Giorgio Ventre, proprio la necessità di cominciare a fare non solo cultura ma tanta formazione, perché non sono temi secondari questi, soprattutto a chi fa il nostro mestiere. Grazie. Grazie Marco. Marco Giovannelli, non l'ho presentato, mi chiedo venia, è il direttore di Varese News, ma è anche il presidente dell'Associazione Nazionale Stampa Online, che si chiama ANSO, e quindi è, come dire, un rappresentante importante delle testate native digitali, proprio perché le raggruppa.